Ragazzi, come sempre a Travis che vi parla oggi. Sono qui tornato con un nuovo video su Call of Duty Black Ops 3 per portarvi una nuova serie, ovvero il Rotto Commander, tra virgolette, che non è un Rotto Commander, ma diciamo una scalata in arena, raga. Non vi ho mai portato un video in arena, anche se ci ho giocato pochissime volte, perché come vedete sono sempre a livello 1. Però comunque a me piace tantissimo giocarci, per cui vi porterò questa scalata, raga. Diciamo che qui ci vuole molta più concentrazione, quindi i video in arena saranno molto diversi rispetto a quelli normali. Diciamo che cercherò di fare i meno tagli possibili, o comunque non parlerò tutto il tempo nella partita, perché altrimenti la concentrazione va a puttane. Quindi molte volte starò zitto, ci sarà come sempre la musica di sottofondo per rendere il meno noioso possibile questa cosa. E niente, oggi giochiamo in arena. Ditemi se vi piace questa serie. Ovviamente giocheremo in arena Scream, in serie Scream, perché almeno non bisogna fare il ban and protect, che mi sta un po' sul cazzo, anche perché poi la gente abbandona e tocca ricominciare tutto da capo. E quindi niente, adesso cerchiamo una partita, che tanto ne trova una ogni morte di papa, raga. Veramente ci vuole tantissimo per trovare una partita in arena. Se voi giocate arena, raga, aggiungetemi, perché più siamo meglio è, nel senso, se siamo in due magari almeno bisogna trovare solo altri due. Prima ho già fatto una partita, raga, lasciate perdere, guardate, lasciate perdere, cioè avevo in squadra gente che stavano facendo 2-14-1 e 3-17 un altro tipo. Su Uplink non pensavano a vincere la partita, non hanno preso neanche la palla una volta in partita e ovviamente abbiamo perso. Quindi diciamo che c'è gente anche purtroppo di merda che va sulla serie Scream, raga. Non ci andate se non siete capaci a giocare, ma anche per il vostro bene, perché vi fanno il culo semplicemente. Quindi niente, ci becchiamo non appena trovo una partita, ovvero tra 25 anni più o meno. Bene ragazzi, ho trovato una partita dopo 25 anni, come vi dicevo, su Uplink. Fringe perfetto, direi. E niente, nel frattempo mi è cresciuta la barba, sono invecchiato e tutto. Però vabbè, no, a parte gli scherzi, raga, ci vuole davvero tantissimo per trovare una partita. Comunque lasciate un like, ovviamente, raga, mi raccomando, è importantissimo per supportare la serie. Andiamo a giocare con l'M8, come stricco HCXD, Dart e attacco fulminante. E quindi allora, obiettivo vincere. Cioè, anche se faccio 2-20, l'obiettivo è vincere, raga. L'obiettivo è assolutamente vincere. Allora, vediamo un po'. Sicuramente ci sarà qualcuno da mid qui. Infatti, eccolo qui. Ok, grande alleato. Grande alleato. Allora, qualcuno verrà da qui per fare il furbo. Ok, io faccio il giro da qua. Ah no, non hanno più il satellite i miei alleati. Bene. Ok, dovrebbero esserci teoricamente avversari qui. No, merda. Dopo 150 punti avevo l'HCXD. Ovviamente il rientro, raga, è... dopo 5 secondi. Allora, dov'è la palla? Cazzo, ce l'hanno praticamente loro. Allora, anche perché Uplink... ok, è rimpostato, rimpostato, rimpostato. Dammelo, 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 perfetto. Vediamo un po' se riusciamo a... no! Oddio, ho fatto una cazzata, raga. Ok, ho sbagliato, ho premuto R1 per dargli... ok, grande, grande alleato. Dai, vai, vai, te proteggo io se riesco. Ok, dai, 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 grande alleato, grande alleato, grande alleato, te l'ho distratto, sì, fantastico signori, fantastico, 2 punti per noi perché l'alleato è veramente un grande, mamma mia, pensavo lo lanciasse, invece no, per fortuna ci è direttamente andato. Ok, vai, 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 dove vuoi andare? Ah, ok, fai lo spot di Pamage. No, vabbè, scherzo, non è di Pamage lo spot. Aspetta, riesco a farlo fuori, perfetto, dov'è il satellite, raga? È stato rimpostato, no! No, stavo per fare una tornata epica. Comunque mettiamoci il Manowar, signori. Dove minchia è il Manowar? Ah, eccolo, ok. Ok, signori. Satellite era impostato? Ok. Ok, l'ha preso lui, l'ha preso lui. Non l'ha preso lui e non l'ho preso neanche io. Perfetto, abbiamo fatto 2 lisci epici, raga. Allora, ci sarà qualcuno dietro di me, sicuramente. Ok, c'è uno qui. Perfetto. Uno fuori. Uno è di qua sicuramente. Ok. Dov'è il satellite, raga? Ok, ce l'hanno gli alleati, perfetto. Dai, 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 fallo da due. Fallo da due. L'ha fatto da due, signori. L'ha fatto da due, ok. Perfetto. Allora, andiamo un po' a vedere qui. Merda, non riesco a prenderlo. Ok, aspettate. No, merda, l'ho fatto fuori. L'ha fatto fuori, ok. Io, raga, se non faccio lanci non mi dite ma tu non pensi a vincere, perché in Uplink, come tutte le modalità, o si appoggiano gli alleati o si fa il lavoro sporco, diciamo, ecco. Cosa significa che o li difendo mentre portano il satellite, oppure... vedete, io adesso ho ammazzato questo qui e ho difeso il...
Oh merda, però il tizio ha mancato il lancio, quindi lo vado a fare io, invece no. Ci va l'alleato, ci va l'alleato. Grandissimo alleato. E 6 a 2, signori. Quando è che l'hanno fatto loro? Merda. Mamma mia, questi comunque sono scarsi in culo, raga. Sono concentratissimo, ovviamente. Ok, abbiamo l'HCXD che ce la teniamo per dopo, credo. O comunque per quando ce ne sarà bisogno. No, 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 via, 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 via. Grande alleato con l'HCXD. Bella mossa quella di tirarla. Ok, grandissimo. Ah, non l'hai fatto fuori? Ci penso io. Abbiamo la corazzina. Allora, io direi andare a prendere il satellite. Invece no, perché ci va l'alleato. Perfetto, grande. Io faccio il giro di qua come al solito. No, raga, mi ha fatto fuori con tutta la corazza. L'ho tirata troppo tardi, raga. Sono un deficiente. Vai, alleato, vai. No, cazzo, è stato spaccato malamente l'alleato. Va bene, va bene. 6 non è male nel primo site, 6 non è male davvero, però. Ok, dov'è il satellite? Ah, lo sta portando il tipo. Ok, lo sta portando il tipo. Eccolo qui. No, non è vero, eccolo, eccolo, cazzo. No. Sì, 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 sì. Che salvataggio, signori. Minchia che smirata, raga. Non mi devo permettere queste smirate in arena, però. Allora, sto facendo 12-4, che non è male. Come ho detto, però, non conta un cazzo il risultato. Cioè, conta se si vince o meno. Perché se poi si perde, anche se fai 30-0, se poi si perde è tutto inutile, nel senso. Quindi si deve sempre, diciamo, rischiare. Reimpostato, perfetto. Lo prendo io. Lo prendo io, signori, lo prendo io. Provo a fare un lancio da uno. Provo a farlo, signori. No, non ha funzionato, raga. Se ci riuscivo veramente ero un mito, eh. Ero proprio un mito se ci riuscivo, raga. Ero veramente un cazzo di mito, cioè. Ma ma sul serio. Allora, vallo a prendere. Bravo alleato. Ti difendo io, almeno ci provo. Vabbè, uno te l'ho fatto fuori, dai. Aspettate, forse con 6 colpi. No, non riesco, non riesco. Vabbè, anche se lo prendono loro, ora è abbastanza irrilevante perché è finito il primo site, signori. 13-5 e ho fatto 0 lanci, ovviamente, 0 trasporti, però ho difeso veramente, veramente bene. Sono contento di come è andato questo primo site. Se avete consigli, raga, ditemeli, perché io non gioco mai in arena, quindi magari se avete consigli me li dite. Se voi magari giocate tanto in arena, ovviamente aggiungete o almeno giocami insieme, perché giocare con una persona sarebbe tipo fantastico. Allora, io direi di lanciare l'HCXD non ora, ma più tardi, raga, più tardi possibile, perché ce la teniamo nel caso di emergenza, capite? Anzi, tiriamola adesso, va? Sapete perché? Perché ora l'alleato va a prendere, vedete? Allora, vediamo dove sono i stronzi. Ah, ok, ce n'è uno qui. Perfetto. No, non l'ho ucciso, ma ovviamente. Che novità. Io sia silenzio di tomba sia produzione furtiva, ovviamente. Mamma mia. Ok, reimpostato, dai. Ci provo con il lancio da uno, signori. No, 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 lasciamo perdere il lancio da uno, va. Perfetto, signori. Abbiamo un'altra macchinina. Vediamo un po' se c'è qualcuno qui. No, nessuno. C'è anche un dart in aria. Ok. Dove sono questi figli di troia? Allora, abbiamo un altro uplink. Io direi di mettermi tipo qui e lanciare una bella macchinina. Ah, ma sono rimasti in due, raga, ecco perché. Raga, non li trovo, non li trovo. Vabbè, abbiamo vinto 18 a 2, ragazzi. Una vittoria davvero, davvero spettacolare. Non ve ne porto un'altra perché non so quanti minuti sono esatti di video, ma comunque farò meno tagli possibili proprio per non farvi perdere niente della partita, perché essendo una partita tra virgolette, e dico tra virgolette, non mettetevi lì a dirmi ah, non è competitive, eccetera. È simile al competitive, diciamo i settaggi sono più o meno tutti competitivi, quindi essendo una partita comunque così non ha senso fare troppi tagli. Farò magari qualche taglio qua e là, giusto così per... Bellissima questa esultanza. Comunque ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, un commento, seguite su tutte le cose che sono in descrizione, supportate la serie, tra l'altro hanno abbandonato tutti. Noi ci becchiamo come sempre domani con un prossimo video. Qui del resto è tutto e bella ragazzuoli.